Bentornati sul mio canale. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di rossetti. Parliamo di rossetti che stanno lì, non si tolgono e non seccano le labbra. Parliamo di Isadora. Ringrazio tantissimo Isadora per collaborare con me a questo video e vi voglio raccontare una super nuova uscita che sono gli Active All Day Wear Lipstick. Cosa hanno di particolare questi rossetti? Innanzitutto, se mi seguite da tempo, vi ricorderete che in passato vi avevo già parlato della linea Active All Day Wear, che è la linea super long lasting, quella che resiste praticamente a tutto, resiste anche alla vita. Ah, nota bene, tra l'altro, vi dico che sui punti vendita Isadora c'è in corso un'attività molto carina che coinvolge i social, quindi mi raccomando passate sul punto vendita, ai punti vendita, se volete scoprire di cosa si tratta. Ma torniamo a noi, sono 8 colorazioni, tra l'altro sapete che i prodotti Isadora sono senza profumo e non testati su animali e tra l'altro questi rossetti in modo particolare secondo me hanno delle peculiarità molto interessanti. Allora, innanzitutto partiamo dal mio colore preferito, che ovviamente è quello che indosso, che è il numero 10, si chiama Soft Blush. Sono rossetti che durano fino ad 8 ore con un pigmento full, quindi sono full on pigment dalla prima applicazione, il colore è saturo ma la texture è super sottile, tant'è vero che rimane perfettamente adesa alle labbra senza infilarsi nelle rughe, senza sbavare ma senza seccare le labbra. Perché qual è il problema? Che spesso non si trova un compromesso tra colore intenso, risultato matte vellutato ma labbra morbide idratate, sono due robe che non vanno d'accordo. Con questi rossetti è stato creato proprio questo. Allora, anche l'applicatore, anche la forma è stata studiata per rendere più facilitata l'applicazione. Come vedete è un piccolo cilindro e infatti vedete, io segue da solo in automatico le labbra. E tra l'altro questa applicazione è stata 1, 2, 3, non l'ho stratificato, cioè veramente abbiamo una quantità di pigmento ma sottile che non secca in questi rossetti, pazzesco. Vediamo i colori, dai. Allora, vi dicevo, 8 shade, partiamo dalla 10 che è la mia preferita, che è quella che indosso. 10 soft blush, secondo me è un colore, mamma mia, bellissimo, tra l'altro è un colore che sta bene a tutti. Poi abbiamo la 11 Heather, che sono i miei tre colori preferiti, sono 10, 11 e 14. Guardate l'11, la bellezza, è un colore similare ma diventa più freddo, va su di mezzo tono e ha dentro più rosa, ma guardate la bellezza, tipo quasi diventa quasi un mauve, intensità tonale media, wow. Poi abbiamo il 12 Hot Rose, guardate che bello anche questo. Questo è adatto per chi vuole un rosa un pochettino più caldo. Guardate che bello anche questo. Io li adoro, sono bellissime. Tra l'altro è un colore molto particolare perché è come se avesse una base rosa caldo in sfumatura blu, che è fredda. È un colore particolarissimo anche da descrivere. Comunque andiamo avanti. Numero 13, boom, e abbiamo il Grape Nectar. E qui per le amanti dei colori un pochettino più scuri, un pochettino più plum. Guardate che bello. È veramente una passata colore pieno e la cosa bella, la cosa particolare è che resta confortevole, cioè non lo sentite, è come avere un velo di pigmento però super pigmentato sulle labbra senza sentirlo. Qui fino a 8 ore ci piace. Poi 14, l'altro mio preferito, e il colore si chiama Sweet Plum, ve lo metto qua. Oh sì, che bellezza, sono proprio i miei colori, qua è un pochettino più scuro e proprio diventa un plum, è bellissimo, meraviglioso, ve lo dico. Poi, andiamo sotto perché non ho più spazio, 15 Active Red, dovete vedere questo punto di rosso, dovete vederlo. Guardate qui, è un rosso talmente acceso che sembra quasi avere del fragola dentro, e un mamma, guardate la bellezza. No, ma io divento matto. Poi, numero 16, Coral Love, per gli amanti dei corallo, ma non è un corallo spento, è un corallo quasi neon, e ragazzi, mi ha coperto il tatuaggio! Per rendervi conto di quanto pigmento c'è in questo rossetto. E ultimo, ma non per importanza, 17 Fresh Peach, che è un pesca. Sapete che io non amo sempre i pesca, dipende molto dal sottotono e dall'intensità tonale. Ma questo pesca mi piace, perché comunque ha dentro un po' di rosa che lo stempera e non lo rende aranciato. Guardate che, ma perché è stata storta? Perché quando lo metto così è dritto, poi lo giro storto. Vabbè, comunque. Secondo me sono bellissimi, veramente bellissimi, e quindi quando insomma Isadora mi ha proposto di fare questo video ho detto sì, anche perché ho avuto la fortuna di riceverli molto prima rispetto all'uscita, li ho potuti provare a fondo e proprio veramente
Cioè, io non so se rendono, a parte vedete che hanno quasi un effetto vellutante, ma non secco. Eppure è completamente fissato, no, non so spiegarvelo, è veramente un rossetto fantastico. E in generale io vi consiglio di dare un'occhiata a tutta la linea Active All Day Wear, perché veramente anche il fondotinta di questa linea è fantastico, ve lo dico già perché l'ho provato. Bene, io ovviamente vi lascio qua giù in info box il link diretto se volete andare a sbirciare o volete andare ad acquistare e vi ricordo di passare dai punti vendita così da scoprire anche l'iniziativa per voi. Io ringrazio tantissimo Isadora di aver collaborato con me a questo video, vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo al prossimo.